Ancora una volta voglio parlarvi delle acque profumate. Le acque profumate per il corpo, le body mist di Equivalenza. Non è la prima volta che vi parlo di queste acque, ma questa è solo una mia iniziativa, quindi non è un video sponsorizzato e ne parlo perché le ho testate, le ho provate, le sto acquistando da 2 anni a questa parte e mi trovo veramente bene, quindi volevo condividere con voi, visto poi insomma che siamo nel periodo estivo e quindi l'acqua profumata per il corpo la usiamo un pochino tutti. Io la uso proprio a mo' proprio di profumo, quindi la metto non solo sul corpo ma anche sulle orecchie, sui polsi, sulle braccia, sul collo, insomma come si usa un qualsiasi tipo di profumo. Hanno una durata, una persistenza di 6-7 ore tranquillamente. Se la spruzzate sui vestiti, proprio così perché volete spruzzarla sui vestiti, oppure accidentalmente insomma va qualche goccia sul vestito, ve lo ritrovate poi anche il giorno dopo, quindi insomma la persistenza è veramente molta. E poi insomma c'è qualità e prezzo. Il prezzo è sulle 8,90 euro mi sembra, certe volte sulle 7 euro se è scontata, e io queste l'ho prese in occasione della promozione prendi 2 e ne paghi una, e io ne ho prese 4, quindi con 15 euro ho preso praticamente 4 boccette. La quarta non la vedete qua perché ora ve lo spiego, perché questi sono i nuovi profumi, le nuove acque, le nuove fragranze che sono uscite in quest'estate 2019, e l'altra invece è una della collezione vecchia, quindi ve ne parlerò in un'altra occasione. Sono allora Juice Pineapple, ovvero all'ananas, diciamo quella di base all'ananas, poi ci sono altre fragranze che ve ne parlerò fra un po', poi Peony, la peonia, quest'altra dicevo si chiama Irresistible Praline, Irresistible, non lo so, io mi sbaglio sempre con la pronuncia, perdonatemi, Praline, non so che cos'è la Praline, per me viene in mente la Praline sul gelato, che è tipo una granella, quella è la Praline. Va bene, adesso vedremo con esattezza praticamente che cosa contengono. Allora, diciamo innanzitutto che sono tutti quanti con uno spray, quindi è uno spray profumato, e tutte contengono aloe e camomilla, aloe vera e camomilla, e questo rende la pelle, oltre che profumata, anche praticamente morbida al tatto, e nutre anche la nostra pelle, quindi oltre a profumare praticamente nutrono la nostra pelle. E questo Peonia, che è uscito in questa estate 2019, primavera estate 2019, diciamo che ha le note della peonia, quindi una nota molto romantica, e poi mughetto e pera. Le confezioni sono praticamente molto leggere, quindi facili da portare in borsa, da spruzzare praticamente quando siamo al lavoro, se siamo in viaggio, non a mare, anche perché contengono un pochino di alcol, nonostante ci siano prodotti naturali come l'aloe vera, la camomilla, però insomma vi sconsiglio di spruzzarla a mare e anche sui capelli, quindi insomma cercate di evitare a volte insomma un attimino di criterio anche per usare le varie fragranze, no? La nota subito iniziale è quella della peonia. Io il mughetto lo sento leggermente, la cosa mi fa piacere anche perché ho acquistato proprio un profumo al mughetto e questo è molto forte, poi ve ne parlerò sicuramente. E poi si sente questo odore fruttato appunto della pera, che io ho già testato in un altro profumo, in un deodorante invece, non un altro profumo, e veramente cioè, mi è piaciuto tantissimo, e quindi ricercavo anche un'acqua profumata per il corpo con queste note di pera, quindi peonia alla base e poi mughetto e pera. Diciamo che sono delle note molto romantiche, secondo me è un profumo adatto a tutto il giorno e in particolare anche alla sera.
La seconda body mist di cui vi voglio parlare mi ha colpito veramente. Allora, mentre le altre le ho sentite direttamente al negozio, perché ero andata per prendere quello al tè verde, che già comunque è uscito, di cui ve ne parlerò, poi la ragazza, sapendo che mi piacciono queste acque, sapendo che c'era la promozione, mi ha fatto sentire le ultime novità, e quindi quando ho sentito l'ananas praticamente sono stata così subito attenta, perché insomma mi mancava una fragranza fruttata al gusto di ananas per quanto riguarda l'estate. Infatti le precedenti acque body mist di equivalenza dello scorso anno l'avevo prese al mango, al maracuja e al melone e al cocco, quindi insomma proprio estate al 100%, e quindi mi mancava questa nota dell'ananas. Mi mancava questa nota dell'ananas, e diciamo che è veramente un cocktail perché oltre all'ananas c'è anche il mango, che io già avevo, però questo connubio mango e ananas è veramente ottimo, e poi c'è una nota di fresia, quindi anche fiorito. Danno queste acque una sensazione di freschezza, e poi se c'è la frutta in mezzo è ancora positivo. Io vi consiglio di metterle in frigorifero, naturalmente in un apposito contenitore, mettete una busta di quelle sigillate, perché altrimenti ecco, cioè poi magari il profumo non è abbastanza igienico, insomma, a contatto con il cibo, quindi avete magari l'accortezza di separarli per bene dal cibo, e quindi potete conservarle benissimo anche in frigo per avere questo effetto proprio di freschezza sul vostro corpo. L'ultima novità per quanto riguarda queste body mist di equivalenza è Irresistible Praline. Allora, diciamo che anche questo è un mix inebriante, perché contiene la vaniglia, gelsomino, quindi la dolcezza della vaniglia, il gelsomino, che comunque è un profumo abbastanza dolce ma nello stesso tempo frizzante, quindi un ottimo connubio. Poi c'è questa praline, che scusatemi, adesso me ne andrò a informare un attimino soltanto, perché sono curiosa, lo so, l'avrei dovuto fare prima, però adesso prenderemo la giusta informazione. Tutte e tre sono 250 ml comunque, non so se ve l'avevo detto. Questa praline la vedo adatta alla sera, senza ombra di dubbio. Vi dicevo, questo comunque lo vedo più adatto comunque per la sera, poi insomma sta ai vostri gusti spruzzarli magari sempre come preferite o in determinati momenti della giornata. Comunque sì, mi sono informata, praline alla fine poi è un qualcosa che ha a che vedere con il dolce, quindi ecco, io mi riferivo alle praline, il dolce, diciamo che è un misto tra caramello e vaniglia, la fragranza, il gusto della praline. Allora, eccole qua, io ve le ho presentate, io mi sto trovando molto bene, le sto testando. Sì, voi mi direte, che cosa sta testando? Sono intere? questa non si vede, no, perché io allora ne spruzzo pochissimo, ecco perché mi durano secoli a me i profumi, quindi vale poi la pena la mia spesa, però diciamo adesso sto mettendo in particolare un altro, e queste quindi me le spruzzo poco poco, però ecco, le ho testate. Tender Peony, Juice Pineapple, Irresistible Praline, sono le tre nuove fragranze di equivalenza. Al termine del mio video ricordo ancora che non è una sponsorizzazione. In qualsiasi momento il signor Equivalenza o qualsiasi altra ditta, azienda che si occupa di profumi mi vuole contattare, ben venga. I bijou di Rick & Mary, @virgilio.it, c'è sempre sotto insomma le mail.
Comunque questo è un video di mia iniziativa, ci teniamo a precisarlo. Vi ringrazio per avermi seguito anche questa volta, lasciatemi un like se vi è piaciuto questo video, iscrivetevi se siete passato solamente per caso in questo istante e fatemi sapere quali sono le vostre acque profumate, almeno ci scambiamo così alcuni pareri. Io per i profumi ne vado matta e quindi possiamo un attimino darci qualche idea in più. Vi lascio un kiss, alla prossima! Grazie.